Amici di Casa Massima Web, buongiorno. Siamo tornati come al solito in diretta anche stamattina, 5 minuti più tardi. Siamo ancora per la rassegna stampa con Marilena Rodi. Buongiorno Marilena. Buongiorno E Gianluca. Francesca Dell'Aia. Ciao Buongiorno Francesca. Gianluca. Abbiamo tre quotidiani stamattina, in particolare Repubblica, la Gazzetta del Mezzogiorno e il Giornale. Adesso andiamo a vedere come aprono questi quotidiani stamattina. Partiamo da Repubblica, vero Marilena? Sì, diciamo che Repubblica, un po' tutti i giornali stamattina stanno aprendo con la notizia solita della querela sul Presidente della Repubblica. L'apertura di Repubblica è Colle, in lizza Cassese e Amato. Resta l'opzione Prodi. Grillo lancia Rodotà. Il PD lo voti. Poi si vedrà. E una vignetta di Altan dice: il presidente rappresenta l'unità della nazione. Toccherà eleggere almeno 4-5, risponde l'altro. Intanto andrei a pagina 4 e 5, sempre di Repubblica. I candidati finali, insomma, i finalisti della campagna delle Quirinarie del Movimento 5 Stelle, su cui hanno votato, ricordiamo, 48.000 iscritti, si sono piazzati al primo posto Milena Gabanelli, la giornalista, che poi è abbastanza strana come cosa, no? Il Movimento di 5 Stelle non è molto allineato sul giornalismo italiano, però ha votato come prima candidata proprio una giornalista. Al secondo Gino Strada, al terzo Rodotà, che dicevamo è il nome su cui stiamo discutendo delle prime pagine, insomma, perché ricordiamo è il candidato che il Grillo sta lanciando come proprio candidato. Andiamo, Francesca. Sì, stesso argomento anche per l'apertura del giornale con il trappolone sulla corsa al Quirinale. Grillo propone al PD di votare la Gabanelli in cambio dell'appoggio al governo, ma la vera trattativa è su Rodotà. Berlusconi, nel segreto del voto può accadere di tutto e prepara l'incontro con Bersani. Gazzetta del Mezzogiorno, conto alla rovescia, il Movimento 5 Stelle sceglie sul web la giornalista di Report, che prende tempo, ma prende quota Rodotà. Grillo sposa la Gabanelli. Questo è il titolo in prima sulla Gazzetta. Lei, io al Colle ci penserò, l'ex comico, la votino e poi vediamo. Ballottaggio Amato e D'Alema per l'accordo tra PD e PDL. Prodi fuori. Questo ci dice la Gazzetta. Nella rosa che Bersani sottoporrà a Berlusconi anche Finocchiaro, Marini, Violante, Cassese e Gallo. Ma i giochi sono ancora aperti. Speranza, nessuna scissione. Così la Gazzetta del Mezzogiorno che in prima presenta una vignettina di Pillinini. Grillo che dice la Gabanelli e il Grillo lanciando via un romanzo, La Gabbianella e il Gatto, che se non vado errato dovrebbe essere di Sepulveda. Ora andiamo avanti, invece c'è sempre in prima, si apre la metamorfosi grillina sulla stampa al potere di Gianfranco Summo. Leggiamo solo le prime righe, scusate, Milena Gabanelli non diventerà Presidente della Repubblica, ma il fatto stesso che se ne parli, che l'idea sia diventata una proposta formale sui tavoli della politica, è un segnale incoraggiante. Così apre Gianfranco Summo in prima sulla Gazzetta. Andiamo a vedere invece all'interno di Repubblica, Marilena, che si Sì, stavo dice? sfogliando le pagine, andando oltre la discussione sul Presidente della Repubblica, che ovviamente manca soltanto un giorno, da domani si comincerà a votare, e tutto può succedere dal quarto scrutinio in poi. L'altra notizia del giorno con cui abbiamo aperto ieri era l'attentato a Boston. Alla pagina 10 di Repubblica, Boston non è stata Al-Qaeda. È ancora caccia agli attentatori, le bombe in pentola a pressione. Obama, atto di terrore, non escluso il gesto di un singolo. Le prime righe sono: un atto di terrore odioso e vigliacco. Ogni volta che le bombe bersagliano civili innocenti è terrorismo. Così apre il pezzo di Federico Rampini, corrispondente da New York di Repubblica. Spostandoci invece dagli Stati Uniti all'altra parte del mondo, all'India, c'è un titolo che riguarda i due Marò. Bugie di Monti in TV: i Marò sono al sicuro, ma rischiano la vita. Il Premier dice di aver ricevuto garanzie dall'India, invece il caso passa all'antiterrorismo, è prevista la pena di morte. E quindi, tra l'altro, cioè, il giornale sottolinea: smascherato il prof, come sempre, diciamo, molto reattivi e combattivi contro l'ex Premier Monti. Ancora Gazzetta del Mezzogiorno, ancora attentato di Boston. Boston, siamo in prima sulla Gazzetta. Gli ordigni usati erano pentole a pressione, piene di schegge metalliche. Così la Gazzetta, Stati Uniti sotto shock, Obama, terrorismo. Alla fine, leggiamo anche qua proprio le prime righe. Alla fine Barack Obama ha detto ciò che fin dal primo momento era chiaro a tutti.
Le bombe di Boston sono un atto di terrorismo. Quindi questa è l'apertura sulla Gazzetta. Poi c'è ancora un Benedetto Sorino in prima, USA così vicini, così lontani. Anche qui leggiamo proprio il primo periodo. A Roma come a Washington, a Bari come a Newtown, la cittadina dove un folle lo scorso dicembre ha ucciso 20 bambini sparando all'impazzata in una scuola. Questo ci dice ancora la Gazzetta sull'attentato di Boston e sulla questione quindi americana. Ancora in prima c'è un fondo basso, c'era una volta l'America, addio Puglia di frontiera, ma qui andiamo su una notizia più di stampo locale, Marilena, che adesso andremo a vedere all'interno. Io prima di passare alla cronaca di Bari, perché c'è una notizia stamattina sulla cronaca locale provinciale, che poi non è così provinciale, ma diventa internazionale se la si vuole leggere con la lente giusta. A pagina 14 di Repubblica, MPS, torna lo scandalo di Monte dei Paschi, l'anno Mura nel mirino, sequestro di 1,8 miliardi, truffa e usura per l'ex presidente. Stesse accuse per Mussari, Vigni e Baldassarri. Quella strana chiamata registrata con Said, in cui il presidente leggeva un canovaccio. Direi che sicuramente due pagine sono dedicate a questa cosa, con il coinvolgimento anche di Banca Italia per inseguire i soldi giapponesi, dice a pagina 15, caccia telematica con il sistema gestito dalle banche centrali. Ecco, chi si volesse fare una cultura sulla questione che sottende, la questione finanziaria che sottende la truffa di Monte dei Paschi, converrebbe che leggesse questa inchiesta. Intanto andrei alla prima pagina della Repubblica Bari, della cronaca locale. La notizia del giorno, a parte il fatto di tornare ancora sullo striscione di Emiliano che svela in qualche caso come mai sia stato appeso sulla facciata del comune, la vera notizia di stamattina è che in Fiera del Levante è scoppiata la faida. Guerra in fiera, dice la prima pagina di Repubblica Bari. Viesti si dimette. Rosso di 5 milioni in un anno, il CDA ritira le deleghe a presidente e manager. E dentro fa un'ampia analisi di quella che è la situazione della fiera, con tutti i debiti estesi che si sono accumulati dal 2006 in poi, e con l'incontro che a breve si terrà tra i fondatori della Fiera del Levante, che sono il sindaco della Comune di Bari, Michele Emiliano, Francesco Pittulli della provincia e il presidente della Camera di Commercio, Sandro Ambrosi. La scelta di abolire i biglietti omaggio e il criterio di trasparenza per le assunzioni era stata, ricordiamola, una scelta del professor Viesti, l'economista in area di centrosinistra, nominato dal governatore, che invece adesso fa un passo indietro e dice: vi lascio lavorare. Tra virgolette. Questa notizia ovviamente, scusa Francesca, è ripresa anche dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Fiera nella tempesta, il CDA sfiducia Viesti e Volpicella. L'occhiello Bari, troppi debiti, 5 milioni, il presidente lascia, stop al DG, questo ci dice la Gazzetta. Una pagina del giornale invece viene dedicata a tre veramente punti diversi del pianeta. Da una parte abbiamo Londra, dove oggi ci sarà l'ultimo saluto alla Thatcher. Londra si blinda, ma non si ferma. I funerali della Lady di Ferro con la regina e 2000 personalità illustri. Domenica la maratona, le autorità tutto sotto controllo. Invece poi si parla anche del Venezuela, dove dopo le elezioni si sarebbero innescate una serie di proteste, ci sarebbero feriti e 7 morti. E poi in chiusura invece a fondo pagina abbiamo un terremoto in Iran. Si temono centinaia di vittime. Sempre Sì. vai Marilena, vai tu. A pagina 50 di Repubblica, vado saltando sulla cultura, c'è due pagine dedicate a molti approfondimenti come Repubblica di solito fa, prima di passare alla nostra telefonata mattutina. Fa il punto su Primo Levi e sentite qui: se questa è la storia, su Primo Levi solo scandalismo e bufera sulle tesi di Sergio Luzzatto, studioso e ricercatore contro Partigia, che racconta un episodio controverso ma già noto della resistenza in cui fu coinvolto l'autore, dice questo. È un uomo. Direi che anche questo sicuramente è un articolo da leggere. Intanto io cerco il numero di telefono della persona che dobbiamo chiamare questa mattina. Gianluca, volevi aggiungere qualcosa? Sì, io andrei ancora sulla Gazzetta del Mezzogiorno, taglio alto, c'è una notizia prettamente locale in ottica pugliese, quindi Puglia, l'Occhiello, gli ospedali di San Giovanni Rotondo, Acquavive e Tricase. Sanità, allarme rosso negli enti ecclesiastici. Un buco da 400 milioni di euro, così titola la Gazzetta del Mezzogiorno. In prima, vediamo un attimo se squilla. Ecco, adesso io ho avviato la telefonata, vediamo
se l'amministratore del nostro comune. Ecco, il telefono squilla. Vodafone, servizio di segreteria. La telefonata è stata probabilmente chiusa o è caduta la linea. Andiamo avanti. C'è un'altra persona che dobbiamo sentire stamattina. Provo a fare quest'altra telefonata. Intanto io, Marilena, andrei all'interno della Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo se parte la chiamata. Il telefono anche in questo caso squilla. Sono le 8 e qualche minuto. Stiamo in attesa di rispondere, di trovare. Non dovrebbe essere troppo presto stamattina. Niente, Beh, per me sì, è anche troppo qui. presto. Non svegliamo ancora i nostri Aspettiamo ascoltatori di qualche chi si tratta. minuto. Sì, infatti andiamo Infatti, Gianluca, avanti. volevo chiederti soltanto una cosa. Qui c'è un titolo, addio alle vecchie cartoline, se le mangiate Facebook. Ma tu quando viaggi che fai? Spedisci cartoline? Mai, Ma non ecco spedisco cartoline, appunto. non posto fotografie su Facebook, niente di tutto questo. Quindi dice, erano lente scomode ma romantiche, però erano ricordi che duravano molto più di un click sul computer, quindi evoluzione della società. L'ultima cartolina l'avrò mandata da Matera, gita di terza elementare, credo. È la prima e l'ultima. Molto profonda come Io non cosa. sono per le cartoline. Mi piacciono collezionarle, vederle, ma spedirle un po' meno. Vabbè. Intanto io andrei un attimo sulla cronaca locale, prenderei dal giornale di sabato scorso della Voce del Paese, il nostro settimanale, in edicola tutto il fine settimana. E a pagina 7 c'era un articolo che faceva il punto un po' sulla situazione della raccolta dei rifiuti nel nostro comune. E la notizia era che l'ecologica pugliese è ancora in proroga fino al 31 maggio del 2013. Ricordiamo che l'azienda era in proroga da diversi anni. Era stata pubblicata una gara con la quale affidare il servizio, poi è stata ritirata per effetto della nuova legge regionale, di cui è stato già discusso ampiamente sia sulle nostre pagine del giornale sia in consiglio comunale, sul quale argomento comunque avremo modo di tornare perché è stato nominato il personale dell'ufficio del nostro comune che va a costituire l'ufficio ARO. Ricordiamo, l'ufficio ARO è quello, diciamo, l'ufficio amministrativo che gestisce la parte burocratica amministrativa dell'ARO, che è un ente nell'ambito di raccolta ottimale che dovrà gestire d'ora in poi tutte le gare di appalto per l'assegnazione del servizio in senso di economicità. Il funzionario che è stato nominato del Comune di Casa Massima all'interno dell'ufficio ARO è l'architetto Donato Capacchione, attuale responsabile dell'ufficio tecnico. Ma ricordiamo che i fondi, la Regione Puglia non ha assegnato nemmeno quest'anno i fondi ecotassa al Comune di Casa Massima per una serie di inadempienze, tra virgolette, però ci sono delle situazioni che, insomma, se volete approfondire, troverete sicuramente sul nostro giornale. Facciamo ripartire intanto la telefonata a uno dei due. Sperando di riuscire a rintracciare. È davvero così, ci sono giorni in cui riesci a parlare con due persone e giorni in cui davvero non ci riesci. Beh sì, dipende anche dalle giornate, in effetti, siccome la persona che stiamo chiamando è abbastanza operativa sul territorio, è probabile anche che stia intervenendo, poi spiegheremo anche il retroscena. Niente. 3 su 3, I'm playing stamattina. Non riusciamo a parlare con. Però io adesso un altro tentativo lo farei e Gianluca probabilmente ci potrebbe rispondere. Proviamo a vedere. È Proviamo. orario di ufficio. Proviamo. Siamo proprio in chiusura della nostra trasmissione. Vediamo se riusciamo a beccare.
probabilmente ci staranno seguendo in diretta. Forse ci sfuggono. Niente. Va bene, stamattina è andata andata così, così. si starà spargendo la voce che probabilmente facciamo le telefonate a sorpresa. Questa è la conferma del fatto che non concordiamo le telefonate precedentemente, per cui non sanno mai esattamente chi sarà chiamato e nemmeno che cosa diremo. Siamo in chiusura proprio, Gianluca, vogliamo l'ultimo titolo? Andiamo sul Bari, sullo sport, un punto d'oro, salvezza più vicina. Prezioso pareggio ieri sera a Modena, 0-0. Ora, quindi il Bari è impegnato in questa lotta a salvezza. Speriamo che possa davvero riuscire a rimanere quantomeno nella serie cadetta. Questo è per quel che riguarda la Gazzetta. Penso che siamo davvero in chiusura, vero Sì, Marilena? siamo andati oltre di qualche secondo. Ringraziamo i nostri ascoltatori. Ricordiamo che la lettura dei quotidiani oggi è stata offerta dall'edicola Occhio Grosso nei pressi di Piazza Aldo Moro. L'appuntamento è sempre a domani, più o meno stessa ora, diciamo Meno un quarto. 7:45, visto che i cornetti non arrivano mai così velocemente. Vi salutiamo dal Caffè Macondo e buona A giornata. Buona risentirci. giornata.